Buonasera e buona settimana, bentrovati all'appuntamento con il telegiornale delle 19.30 di Speciale News. Questa sera la cronaca in apertura, ancora le indagini sulla orrenda fine di un bambino di 8 anni nel Ragusano. Oggi c'è stata una conferenza stampa della procura, il dato che emerge è agghiacciante, il ragazzino sarebbe stato prima strangolato e poi gettato in un canale. Sentiamo. Ancora novità sono emerse per la morte del bambino di 8 anni avvenuta vicino ad un mulino in provincia di Ragusa. L'autopsia effettuata sul corpo del bambino ha accertato che sarebbe morto per asfissia da strangolamento con precipitazione appunto all'interno del canale. La stessa procura di Ragusa in una conferenza stampa lunedì ha messo in evidenza anche che è stata esclusa l'ipotesi di violenza a scopo sessuale. Tra l'altro ricordiamo che proprio nelle ore antecedenti e precedenti il ritrovamento del cadavere è stato aperto un fascicolo contro ignoti con l'accusa di omicidio volontario. Passiamo adesso alla politica. Lo spoglio che si è concluso nella notte tra domenica e lunedì ha confermato Michele Emiliano, ex sindaco di Bari, il candidato del centro-sinistra per la regione Puglia. I dati hanno detto in maniera definitiva che Emiliano ha ottenuto il 57% delle preferenze rispetto al senatore Stefano, che ha ottenuto il 31,38%, mentre l'attuale assessore regionale Minervini ha raggiunto un quasi risicato 11%. La partecipazione al voto di queste primarie ha coinvolto 140.000 persone. Adesso andiamo a Cerignola nel Foggiano, dove c'è stata l'inaugurazione, pensate, della ruota del Rotary International. Secondo gli organizzatori dovrebbe migliorare l'estetica della città. Sentiamo. È stato inaugurato domenica, in una giornata nebbiosa, il monumento al Rotary International. L'idea proposta da alcuni soci ha visto per protagonisti della progettazione una banca, una impresa ed una casa vinicola. L'opera, installata al crocevia di Cerignola nel Foggiano tra Viale Terminillo e Via Falcone, ad un passo dall'ex tribunale, dovrebbe, nelle intenzioni di chi ha organizzato questa cosa, di migliorare l'estetica urbana della città. Il governatore regionale Rotary Panombella, in una intervista rilasciata alla nostra testata, dice: bisogna capire il senso di tutto ciò e bisogna partire da tre significati fondamentali, ossia progresso, sviluppo e pace. Passiamo adesso alla cronaca. Convinto di aver subito un furto mentre veniva sottoposto ad accertamenti al pronto soccorso di Acquaviva delle Fonti, un uomo ha rotto con una martellata una vetrata del reparto e ha aggredito due medici che sono intervenuti per calmarlo e sono rimasti feriti in modo lieve. L'uomo, 48enne, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri, processato per direttissima, è stato condannato ad 8 mesi di reclusione con pena sospesa. E adesso parliamo del calcio. I campionati di prima e seconda categoria hanno dato ancora una volta risultati importanti per le formazioni della città di Cerignola. In prima categoria l'Audace Cerignola conserva la leadership battendo con un tennistico 8-1 il Barletta, mentre la Sportmania Cerignola in seconda categoria ha vinto in casa 4-0 contro lo Spinazzola. Giornata importante anche per il basket, con due successi per le formazioni della Castellana Udas e dell'Olimpica. Sentiamo. Il basket celebra due vittorie nell'ultima domenica di novembre, importanti per le squadre della città di Cerignola. Per il turno numero 11 della Serie C nazionale, la Castellana Udas vince contro l'ultima in classifica, il Potenza, con il punteggio di 92-52. Una gara che ha avuto qualche momento di equilibrio solo nel primo quarto. Poi i cannibali biancazzurri hanno sciorinato la solita eccezionale prestazione, pur contro un avversario modesto che ha comunque messo grinta e cuore.
Bel successo per l'Olimpica Basket, invece, nell'ottava giornata del campionato di Serie C regionale. I ragazzi, guidati da Antonio Russo, hanno vinto in trasferta sul terreno dell'Invicta Brindisi per 88 a 61. Una gara caparbia, ben combattuta e giocata dagli ospiti contro una formazione gagliarda e molto combattiva che ha dato, in alcuni casi, del filo da torcere. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione del telegiornale delle 19.30 di Speciale News. Grazie per la vostra attenzione. Prossimi appuntamenti con l'informazione alle 22 con la notte e poi domani mattina alle 8.30 con Nuovo Giorno. Buon proseguimento di serata. Ci vediamo domani sera.